dell'accoglienza dei profughi entra nel vivo questa settimana. Il piano del governo italiano sono circa 82.000 già gli ucraini che sono arrivati nel nostro paese. Il piano accoglienza profughi in Italia questa settimana entra nel vivo. Entro pochi giorni la protezione civile emanerà l'avviso per ottenere i fondi stanziati per il terzo settore. È quasi pronta anche la piattaforma online per i profughi che si siano sistemati in maniera autonoma e che vorranno richiedere il contributo diretto. Dopo la pubblicazione dell'avviso, gli enti interessati dovranno fare domanda per ottenere 33 euro al giorno per ogni profugo ospitato, che potranno essere riversati alle famiglie che accolgono. Chi ha deciso di ospitare dei profughi senza passare per associazioni o altri enti del terzo settore non potrà ricevere questo tipo di aiuto. È prevista in quel caso la possibilità per il profugo ospitato di chiedere il contributo diretto previsto per chi ha trovato una sistemazione autonoma, un assegno di 300 euro mensili per 3 mesi, più 150 euro per ogni figlio minorenne. Gli aiuti economici previsti non sono sovrapponibili tra loro. Per sostenere il piano di accoglienza sono stati stanziati 142 milioni per i 33 euro al giorno destinati al terzo settore, 54 milioni per il contributo diretto di chi si è sistemato in autonomia e 152 milioni andranno per la copertura delle spese sanitarie dei profughi. Questi, infatti, una volta ottenuta la protezione temporanea prevista dal decreto Ucraina, potranno accedere al Servizio Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e allo studio. In Italia sono arrivati fino ad oggi quasi 82.000 ucraini in fuga dalla guerra. Sono 31.000 i minori, come riporta il Viminale, che ha anche stabilito le linee guida per utilizzare nell'accoglienza i 622 immobili confiscati alle mafie.